GBJ Rock News, le buone nuove dal mondo del rock. GBJ Rock News, the good news from the world of rock, a GBJ Station. 6 dicembre 2023, benvenuti, sono le 16:38 minuti primi, Rock News, con qualche minuto di ritardo, ma l'importante è dare queste notizie. Iniziamo con i Kiss, che hanno annunciato di voler continuare la loro carriera in forma di avatar digitale. Dopo 50 anni di incredibili successi e lunghissimi tour, lo scorso 2 dicembre hanno suonato l'ultimo gigantesco concerto al Madison Square Garden, New York, con la data finale dell'End of the Road World Tour. Ma la macchina Kiss non si fermerà. La band continuerà con gli avatar digitali. Durante il finale del concerto, i membri della band sono scesi dal palco lasciando il posto ai loro alter ego creati dall'Industrial Light and Magic, prodotti finanziati dalla compagnia svedese Pop House Entertainment. La band virtuale ha suonato Cold Cave Rock and Roll To You. Prima di lasciare il palco per sempre, Paul Stanley ha detto al pubblico: la fine della strada è l'inizio di un'altra, non andiamo da nessuna parte, ci vedrete ogni volta in forma diversa, ci vedremo nei vostri sogni. Come riporta la Associated Press, l'amministratore delegato di Pop House Entertainment, Per Sondin, ha dichiarato che la tecnologia responsabile della creazione digitale dei Kiss potrebbe funzionare per l'eternità. I Kiss potrebbero fare concerti in 3 città nella stessa sera in 3 paesi diversi. Ecco cosa può fare una roba simile. Sì, beh, dal mio punto di vista mi sembra veramente una cosa, insomma, d'accordo la tecnologia, d'accordo tutto, ma non possiamo mettere un concerto con veramente loro in carne e ossa e i loro avatar, dai. Passiamo ai Guns N' Roses, che il bassista, ovvero sia Duff McKagan, ci racconta un pochino, vediamo un pochino se riesce ad arrivare la notizia, se ci si apre la notizia. Vedo che la notizia non ci si apre, e allora nessun problema, ne andiamo su un'altra, assolutamente. Eccolo qua, Bon Jovi. Parliamo di Bon Jovi, vediamo se si apre anche questa volta la notizia. Eccola qua, continua il riavvicinamento tra Richie Sambora e John Bon Jovi. Il chitarrista è nato nel 1959 a Perth Amboy, nel New Jersey, ed è entrato a far parte di Bon Jovi nel 1983 al posto di Dave Sabo, che ha formato gli Skid Row. Ha scritto con John Bon Jovi e l'autore Desmond Child alcuni dei più grandi successi della band, con cui è rimasto fino al 2013. Durante il Because We Can Tour, prima di un concerto a Calgary in Canada, Richie Sambora lascia i Bon Jovi a sorpresa. Avevo bisogno di stare con mia figlia, dichiara ai fan e alla stampa. Lei aveva bisogno di me e io avevo bisogno di lei. La figlia era Elizabeth Sambora, nata il 4 ottobre 1997 dal suo matrimonio con l'attrice Heather Locklear, una delle star della sitcom Melrose Place, da cui ha divorziato nel 2006. Erici ha raccontato come ha sempre fatto di tutto per starle vicino, anche durante i tour di John Bobby, ovviamente. Tenevo sempre da parte una riserva di soldi pronta per affittare un aereo privato, andare a casa, passare un giorno con lei e tornare in tempo per il concerto successivo. Una volta, quando Ava aveva 8 anni, è tornata dall'Australia per accompagnarla ad una festa della sua scuola in cui dovevo ballare con il padre. Le ho fatto una sorpresa. Avevo 3 giorni liberi, ho fatto 12 ore di volo e sono arrivato in tempo. Era una follia, ma dovevo farlo, era troppo importante. Dopo aver lasciato i Bon Jovi, Richie Sambora ha collaborato con il chitarrista Orianti, debuttato con l'album Radio Free America nel 2018. Nel frattempo, Ava Elizabeth Sambora si è laureata in psicologia e ha iniziato un dottorato di ricerca. Mio padre è sempre arrivato ogni volta che avevo un evento o un'occasione speciale a scuola, anche se era dall'altra parte del mondo, ha dichiarato nel 2020. Significa molto per me. Adesso che Ava è cresciuta, Richie Sambora si dice pronto a tornare con i Bon Jovi, con cui è suonato l'ultima volta nel 2018, in occasione della loro introduzione nella Rock and Roll Fame. È arrivato il momento. Ebbene, allora tutti stiamo aspettando questo momento. Speriamo appunto che si mettono d'accordo definitivamente e si riparta insieme per nuove avventure, anche da un punto di vista ovviamente discografico. Abbiamo ritrovato la notizia
riferente i Guns Roses, stiamo parlando di Duff McKagan, ha raccontato di aver imparato a suonare il basso grazie ad uno dei suoi fratelli maggiori, nato a Seattle nel 1964 e l'ultimo di 8 figli, e all'album The Marriage dei Black Flag. Le sue altre influenze sono l'atteggiamento di Lemmy Kilmister dei Motorhead e lo stile del bassista più cool del punk inglese, ovvero sia Paul Simonon dei Clash. A 15 anni Duff suona già una band chiamata The Veins. Poi è suonato la batteria nei Fastbacks ed è andato in tour come apertura degli Oscar Duo con un altro gruppo chiamato The Living, seguito dai The Farts e dai 10 Minute Warning. Tutto cambia quando si trasferisce a Los Angeles nel 1983. Trova lavoro come cameriere in una catena di ristoranti e risponde ad un annuncio messo da Slash e Steven Adler, che cercano un bassista per la band Road Crew. 2 anni dopo, quando Slash ha formato i Guns Roses con Axl Rose e Izzy Stradlin, lo chiama per sostituire Ollie Bates. Dopo suoi soli giorni di prove, esordisce sul palco del Troubadour di Hollywood il 6 giugno 1985. Inizia così la sua carriera nei Guns Roses, divisa in due fasi: il trionfo del 1987 con Appetite for Destruction e Your Illusion 1 and 2, il tour mondiale del 1992 e poi il ritorno nel 2016 dopo l'introduzione della band alla Rock and Roll Hall of Fame per il tour partito come Not in This Lifetime Tour, con una data al Troubadour dove tutto è iniziato e non è ancora finito dopo 7 anni. In una nuova intervista televisiva, Duff McKagan ha parlato delle sue canzoni preferite dei Guns Roses da suonare dal vivo nei giorni di gloria e trasgressioni, e adesso che la band è diventata una leggenda. Rocket Queen è il mio pezzo preferito del tour del 1987, ha detto Duff, che ha pubblicato il suo terzo album solista Lighthouse in ottobre. Abbiamo trovato il suono giusto, Axel ha scritto una gran testa. Appetite for Destruction doveva essere un disco semplice fatto per noi stessi, per qualche altro appassionato di rock che frequentava i club di Los Angeles. Non pensavamo potesse diventare un successo mondiale. Poi abbiamo scritto Rock and Queen e siamo saliti di livello. Per quanto riguarda il lunghissimo tour di Reunion dei Guns Roses, Duff ha scelto una delle ballad più trascinanti della band, November Rain. È un momento incredibile. Il pubblico si emoziona e Slash fa un assolo veramente gigantesco. Ma mi piace anche suonare i nuovi pezzi come Hard Skull e Perhaps. Guns N' Roses, amici, ancora in pista, anzi sono tornati, e come no, e ce ne siamo accorti con appunto questi due singoli. Passiamo all'ultima notizia del giorno e parliamo di Pink Floyd, parliamo di Roger Waters e di suo figlio. Nel 2016 Roger Waters ha preso una delle sue decisioni più clamorose e allontanato suo figlio Harry Waters dalla band che lo accompagna in tour. Harry, nato il 16 novembre 1976 dal bassista e fondatore Pink Floyd e dalla seconda moglie Caroline Christie, è un tastierista e pianista di formazione jazz e ha iniziato a suonare con suo padre nel 2002 nel tour In The Flesh, sostituendo John Carin. Collaborato anche con Marianne Faithfull e gli Ozzy Tentacles, guida il gruppo jazz Harry Waters Quartet, con cui ha pubblicato un album nel 2008. Ha composto musica per la colonna sonora di serie TV come Downton Abbey e suona spesso con Les Claypool dei Primus, suo amico da sempre. Nel 2023 ha anche partecipato al tour della band di Les Claypool, i Fearless Flying Frog Brigade, in cui hanno suonato tutto l'album Animals dei Pink Floyd, dall'inizio fino alla fine. L'allontanamento della band è arrivato poco prima dell'inizio del tour Us and Them del 2016. Credo volesse qualcosa di nuovo, ha detto Harry Waters. Non so il motivo esatto, ma ha licenziato tutta la band tranne 2 persone. Harry Waters però non ha abbandonato la musica con cui è cresciuto e ha annunciato di essere entrato a far parte dei Brit Floyd, una cover band dei Pink Floyd che ha fatto un tour celebrativo di The Dark Side of the Moon nel 2023. Non l'ho mai incontrati, ma suono queste canzoni da oltre 30 anni. Credo che non saranno necessarie altre prove. Vado lì e suono. Ovviamente, ragazzi, non è che deve trovarsi tanti problemi il figlio di Roger Waters. Queste sono le notizie di giornata. Veniamo invece alle 16:48 minuti primi qui su GBJ Station Rock News in questo 6 dicembre 2023 con il disco della settimana, del giorno. Sono i Cowboy Junkies, il brano, anzi l'album si chiama Such Ferocious Beauty.
Vero o soltanto frutto di una fantasia consolatoria che cerca un estremo appiglio alla vita? Certo è che la canzone e il video che introducono alla sedicesima raccolta della quasi quarantennale storia dei Cowboy Junkies sembra dar credito alla diceria per la quale le immagini che precedono ogni ripartita da questo mondo compongono una velocissima carrellata sui momenti più memorabili e significativi della nostra esistenza. Un incipit mesto e struggente. Quello di Such Virtuous Beauty, il ricordo commosso che la band dei fratelli Timmis e dell'amico di sempre Alan Hampton rivolgono al padre, spentosi dopo il lento e irreversibile declino fisico e mentale indotto dalla demenza senile. What a Lost non è il solo episodio a marcare il nuovo lavoro della band canadese, con i toni cupi, afflitti e amari, che seguono riflessioni sulla caducità dell'essere umano, sulle sue debolezze e vulnerabilità. Ma contrariamente a quel che verrebbe facile concludere, canzoni come Hard to Build, Easy to Break, Shadows, Mike Tyson, Here It Comes, Groove and Match ostentano energia, vitalità e dinamicità da non precipitare l'ascoltatore nella depressione ed assicurargli piuttosto che i Cowboy Junkies hanno ancora frecce molto precise ed efficaci al loro arco. Questo era l'album Such Ferocious Beauty, amici di GBJ Station. È veramente tutto per quest'oggi in Rock News. Vi abbiamo dato alcune notizie e le prossime saranno venerdì. Io nel frattempo vi do appuntamento questa sera alle 20:50 con il Free Rock, ovviamente qui su GBJ Station, sempre comunque con voi. GBJ Rock News, le buone nuove dal mondo del rock. GBJ Rock News, the good news from the world of rock. A GBJ Station.